il sacerdote di mister Fabrizio Ferrazzoli. Da un altro colpo d'acceleratore e guadagna un altro preziosissimo punto sulla San Benedettese, fermata sul pari da Termoli. Vittoria di grinta e carattere quella di Tagliarolo e compagni, che in un match insidioso come quello contro l'Olimpia di mister Urbano mostra i muscoli andando a conquistare una vittoria frutto dell'enorme carattere della squadra rosso-blu. Parte bene infatti l'Olimpia, che dopo soli 12 minuti si ritrova a mettere la testa meritatamente in avanti. L'apertura sulla testa per Siviglia è millimetrica, il numero 9 della formazione ospite supera bene Bernardi, si accenta e calcia in porta verso del Duchetto, infilandolo con il diagonale che vale il vantaggio ospite. La reazione di padroni di casa non si fa attendere, al 19esimo il sacerdote prova a riportarsi sotto. Il sinistro di Sabatino sarebbe buono per la deviazione di Capitan Tagliarol, che non si getta però sulla sfera e grazie a Biasella. Al 21esimo al trafondo dell'11 dei Ferrazzoli, la rosa ci prova con il destro da fuori, Biasella devia, poi Siclari cerca di ribadire ma spara alto. L'1-1 è comunque nell'area e punto d'arrivo dopo la mezz'ora. Fa tutto la rosa che si invola bene sulla destra e tenere scarica al centro, dove Siclari non riesce a trovare la deviazione, ma puntuale sul pallone arriva Sabatino, che la mette proprio sotto al 7, riportando in parità il rosso-blu. Nella seconda frazione di gioco, i padroni di casa cercano subito l'assalto che gli consentirebbe di riportare in avanti. Al 12esimo infatti Tagliarolo lavora un buon pallone per la rosa, che arriva in corsa, cerca il pallonetto ma lo manda alto. Due minuti più tardi l'opportunità capita invece sulla destra del Leontino Delgado, esterno di mister Ferrazzoli, impatta male e non c'è il bersaglio. Il San Cesario però continua a spingere, al 19esimo riesce finalmente a venire a capo della questione. Fa tutto Mancini, che si inventa una giocata al goliometro per Rustic. Il filtrante del centrocampista è al bacio per il numero 6 rosso-blu, che davanti a Biasella deve soltanto piazzare il piattone sotto la traversa e si cade il 2-1. Il sacerdote sembra controllare, ma nel finale torna pavimento la reazione dell'Olimpia. Al 35esimo, quando la percussione in area di Ricamato viene fermata con le cattive da Mucciarelli, il signor Capone di Palermo vede di rilevare Steni per il calcio di rigore, ammonendo il centrale difensivo della formazione di mister Ferrazzoli e mandando sul dischetto Siviglia. Agli 11 metri lo stesso Siviglia non sbaglia, del Duchetto battuto, e partita che torna di nuovo in parità. La beffa per la formazione di casa sembra scritta, ma al 40esimo viene fuori tutto l'orgoglio della capolista. Fa tutto Siclari, che entra in area dalla sinistra e mette sul secondo palo un pallone d'oro per Rustic, che in giornata di grazia piomba sulla sfera e timbra il cartellino per la seconda volta, facendo esplodere il Pera per il nuovo e definitivo vantaggio della formazione di casa. Finisce con l'esultanza legittima del San Cesario sotto al proprio settore, vittoria di fondamentale importanza perché permette anche di allungare in classifica. Ora per i ragazzi di mister Ferrazzoli c'è un vantaggio di +4 da amministrare nelle 6 giornate rimanenti.